La farina gialla di storro è la base perfetta per esaltare l'uovo, che vi propongo cucinato in un modo particolare. L'uovo in olio cottura con polenta di storro, fonduta di taleggio e tartufo bianco. Cominciamo dalla fonduta. Prendiamo una casseruola e aggiungiamo l'olio cuore in cui stemperiamo la farina bianca. Uniamo il latte e la panna preriscaldati, poi il taleggio tagliato a pezzetti. Facciamo cuocere il tutto a fuoco lento per 20 minuti. Saliamo e pepiamo. Ecco la fonduta, la copriamo con la pellicola e la teniamo in caldo a bagnomaria. Nel frattempo cuociamo la polenta, col metodo tradizionale, per 45 minuti. Una volta cotta, la conserveremo a bagnomaria. È il momento dell'uovo. Per esaltarne appieno le qualità, usiamo l'olio cottura. Versiamo olio cuore nelle scodelline d'alluminio, fino a raggiungere 2/3 del loro volume. Dividiamo il tuorlo dal bianco, lo versiamo nell'olio e poi cuciniamo in forno a 58 gradi per 55 minuti. A questo punto abbiamo tutto il necessario per comporre il piatto. Il suo sviluppo sarà tutto circolare attorno a un centro morbido e colorato. Disponiamo la polenta in un piatto fondo, sovrapponiamo la crema di taleggio e al centro il tuorlo d'uovo che abbiamo già scolato. Il risultato è una scala cromatica che va dal giallo all'arancio, che arricchiamo con lamelle di tartufo bianco o nero secondo la stagionalità. I toni caldi di questa presentazione ci riportano ai sapori e colori tipici dell'autunno. Curate sempre ogni dettaglio e ricordate, per cucinare bene ci vuole testa, ma soprattutto cuore, un cuore da chef.